Siamo qui al mio paese nativo e vi racconto un po' di avventure che facevamo noi quando eravamo ragazzi. Adesso non si vede più niente, quello che facevamo noi veramente non lo vedi più fare. Allora, quando ero ragazzino, avevo 12-13 anni, diciamo quei 30-35 anni si tuffavano da lì di testa. Era abbastanza pericoloso lì perché ti dovevi dare uno slancio molto forte, perché adesso il lago ci ha aperto la diga, ma normalmente adesso è 2 metri sotto questo livello qua. Comunque, praticamente l'inizio era da lì, però ti dovevi buttare fuori molto, perché poi noi ci buttavamo da in mezzo le pile, dalla prima alla seconda pila, ci si buttava o da sotto o dall'alto, dalla strada, praticamente andavamo sulla strada qui e ci buttavamo dall'alto. E per andare sotto, praticamente salivamo da lì. Lì c'è un filo alta tensione, sarà 15.000 volt, c'è una specie di passerella che arrivi là, però ce ne fregavamo, cioè, anche se c'era l'alta tensione. Quindi c'è una passerella che era stata fatta perché ci sono i cavi dell'elettricità. Noi andavamo tutti, ce ne fregava niente. Grazie a Dio nessuno è mai rimasto fulminato, grazie, morto. Niente, poi alla terza pila, che è quella là, perché ce n'è una, due, tre, quella quadrata, là scendevo a pescare. Alla mattina buttavo dall'alto una corda tipo quelle che va in montagna e scendevo dall'altro praticamente. Oppure scendavamo da là sotto dove c'è la pila quadrata avevamo una corda, andavo su e giù come un capretto. Qui, fra la prima e la seconda, fra la riva e la seconda, anche fra questa e quell'altra, allora là in mezzo mettevamo l'altalena. Avevamo fatto un'altalena praticamente con di legno sotto. E fra la prima e la seconda arrivavamo là e ci si metteva sull'altalena, ci aggrappavamo e poi stavamo là ad ondoleggiare. Poi avevamo messo un'altalena pure qua a riva e poi qui praticamente attaccavamo sia qui che là in mezzo, abbiamo attaccato una corda con tutta una serie di nodi. Praticamente noi ragazzi e ragazze, avevo anche ragazze che si buttavano dal ponte, delle mie amiche, 13, 14, 15 anni, c'erano già delle ragazze che si buttavano dal ponte, da sotto però. Da sopra non mi ricordo, da sopra lo facciamo solo noi uomini che eravamo fuori di testa. Vabbè, comunque passavamo, andavamo là, quando era piena così magari passavamo anche sotto la riga, non quando è chiusa perché sennò te sei stritto. E arrivavamo qua tutti, partivamo in 20, ci buttavamo e poi ci attaccavamo alla corda in 20, tutti attaccati così, tentavamo sempre di arrampicarci per arrivare su. Queste qui erano le cose che facevamo durante, poi quando c'è stata purtroppo la tragedia della Valtellina, la piena della Valtellina, l'acqua è uscita fino in paese, qui dove solo c'era l'acqua. Cazzo, praticamente giravamo in materassino nel paese. Diciamo che quando l'acqua è alta, da qui arriva su quasi fino a questo livello, quando ci sono le piene, adesso non c'è una piena esagerata, però quando sono le piene veramente forti può arrivare fino su qua e fa paura. Quando c'erano le piene, noi era il periodo in cui ci buttavamo più volentieri dal ponte perché c'era meno distanza, magari ti potevi buttare anche di testa. Allora io mi sono buttato anche un po' di volte di testa dall'alto, però è pericoloso, nel senso che comunque, perché adesso è alta, ma generalmente era più bassa. Quindi generalmente la gente si buttava di testa, cioè si buttava così, non la di testa, a piombo. Di sotto molti si buttavano così. La prima volta che mi sono buttato dal ponte, me lo ricordo, mi sono buttato, che ero ragazzino, avrò avuto 10-11 anni, là alla terza pila e c'era uno vecchio, io mi ricordo anche il nome, Scala Claudio, e io non mi volevo buttare, ero lì da parte, mi dava i pugni, buttati, bam, bam, dopo 3-4 cazzotti che mi ha dato, mi sono buttato. Quando mi sono buttato, non ho poi avuto più paura, no? Si sono messo a farne 15, però vi dico, la prima volta che mi sono buttato avevo paura. Allora, queste qui sono un po' le storie che noi facevamo qui, poi vabbè andavamo a pescare, cioè adesso è una tristezza perché passi di giorno, non c'è, vedi una corda, vedi qualcosa attaccato, niente, cioè qui anni fa veramente quando ero ragazzino c'erano le altalene in mezzo, mettevamo le corde. Quindi di giorno non vedi più nessuno che si butta dal ponte, non vedi più niente, cioè i ragazzini non vedi più in giro nessuno, qui giocavamo a pallone, eravamo qua tutti a pescare, cioè, e alla sera andavamo magari, c'era la festa dell'Unità lì, la festa dell'Avanti,
e poi dovevamo pomisciare e ogni 2 metri c'era una coppietta. Adesso arrivi al lago, non c'è una coppietta, non vedi un ragazzino in giro a pescare, non vedi nessuno qui, non vedi uno che gioca a pallone. Saranno tutti a casa attaccati al cellulare, non lo so, cazzo.